La città è Curitiba, capitale dello stato del Paraná, situata a 934 metri di altitudine, a 100 km ad ovest dell'Atlantico, 1.800.000 abitanti. Lo stadio è l'Arena de Baixada, capace di contenere 42.000 spettatori. La partita è Honduras-Ecuador, valida per la seconda giornata del girone A. Il tempo a Curitiba: il cielo è nuvoloso, la serata è fresca, ci sono circa 13 gradi di temperatura, il che in queste partite del mondiale forse è il record della temperatura più bassa che abbiamo riscontrato. Per quanto riguarda le due squadre, sono state battute entrambe nel turno di apertura, rispettivamente l'Honduras dalla Francia e l'Ecuador dalla Svizzera. Stasera cercano i primi punti mondiali e cercheranno ovviamente di dare anche fondo alle proprie energie per uno spettacolo dignitoso. Minda che ha dato all'indietro, poi il lancio di Arazo, il pallone tu per tu dal portiere Enner Valencia, e manca clamorosamente un'occasionissima per portare in vantaggio l'Ecuador. Partito in posizione regolare, ha cercato con un pallonetto di beffare Valladares che non si era neanche mosso. Attenzione, attenzione Costly, tiro, rete, rete, e lo dicevamo. Adesso andiamo a vedere se anche stasera farà il gesto del telefono. Non gli permettono di farlo perché lo stanno subissando di abbracci. Eccolo Costly che ha cercato il gol dal primo minuto e il record rimane alla Bolivia, quindi il record per chi non segna da più minuti rimane alla Bolivia, perché Costly ha segnato. Ma che errore da parte del difensore dell'Honduras Guagua, che ha mancato, dell'Ecuador Guagua, che ha mancato clamorosamente il pallone, gran sinistro sul primo palo di Costly, che non ha permesso assolutamente nessun tipo di intervento al portiere Dominguez. Quindi si sblocca il risultato al 31esimo a Curitiba. Tra Honduras ed Ecuador è passato in vantaggio l'Honduras con Carlos Costly, nel momento forse in cui l'Ecuador voleva ricominciare a spingere, voleva far valere la sua classe superiore. È arrivato questo contropiede velocissimo, ma che errore Guagua. Attenzione all'Ecuador che cerca con Paredes ed è il pareggio. Paredes ha tirato e poi è intervenuto Enner Valencia. Due reti per l'Ecuador in questo mondiale, due reti di Enner Valencia che da due passi ha segnato. Anche qui completamente imbambolata la difesa dell'Honduras. Paredes con rabbia in diagonale dall'altezza del vertice destro dell'area di rigore, nessuno è riuscito ad arrivare sulla palla, è sbucato sul secondo palo da due passi Enner Valencia e ha trafitto il portiere Valladares. Quindi quando siamo arrivati esattamente al 34esimo minuto a Curitiba, 1-1 tra Honduras ed Ecuador, ecco che parte Bernandiz dopo la finta del compagno, gran tiro e grande parata, grande risposta di Dominguez, la conclusione potente di Bernandiz, era anche a giro il pallone, non angolatissimo, però Dominguez ha avuto un ottimo riflesso. E attenzione, c'è il gol, c'è il gol, ma l'arbitro annulla, c'è il gol ma l'arbitro Williams annulla dell'Honduras. C'era stato un colpo di testa che è andato a finire sul palo, ha annullato su segnalazione ancora di Anas, il collaboratore di Williams, il calcio di punizione che viene battuto dalla squadra ecuadoriana. Ci sono lo stesso Ajovi e un compagno, esattamente il numero 7 Montero, sul pallone. Scodelleranno probabilmente al centro dell'area di rigore, c'è sempre gran lavoro per Williams per raccomandare di comportarsi in maniera corretta ai giocatori. Vediamo chi partirà. Prima c'è stata una finta e così è anche questa volta. Montero finta per Ajovi, il colpo di testa, la rete,
la rete da parte di Enner Valencia, ancora lui di testa, centro area dell'Honduras. Enner Valencia ha messo in rete di testa e Valladares appare completamente sconfortato, ce l'ha anche con i compagni della difesa per non aver chiuso bene. In effetti c'erano due giocatori su Enner Valencia, è stato lui a saltare e a mettere il pallone in rete. Doppietta di Valencia, sono tutte sue le reti dell'Ecuador finora in questo mondiale, tre reti di Enner Valencia. E da rimarcare ancora la battuta di Ajovi, che è un taglio particolare che spesso viene intercettato dai colpi di testa della difesa avversaria dell'Honduras, ma in questo caso hanno messo in grave difficoltà la retroguardia honduregna per il vantaggio dell'Ecuador. Al 19° minuto a Curitiba, Honduras 1, Ecuador 2, ancora Enner Valencia. Ecco che l'Ecuador è nella possibilità di proiettarsi verso la porta, il tiro alla rete, il 3-1 da parte dell'Ecuador, con il gol che però viene annullato. E aveva già fischiato prima l'arbitro. L'arbitro aveva fischiato prima. Per un fallo di mano forse. Per un fallo forse a gamba tesa da parte di colui che aveva servito ancora, pensato un po', Enner Valencia, che era andato ancora in gol. Però l'arbitro ha fermato il gioco e c'è il fischio finale da parte di Benjamin Williams della Federazione Australiana. L'Ecuador si impone a Curitiba per 2-1 sull'Honduras. Honduras è andato in vantaggio nel 31esimo, al 31esimo del primo tempo con Costley, poi 2 di Enner Valencia al 34esimo del primo tempo e al 19esimo della ripresa. Stanno festeggiando a centrocampo i giocatori dell'Ecuador, ricevono comunque l'applauso da parte del loro pubblico anche i giocatori dell'Honduras, in una partita che comunque le due squadre, per quello che potevano dare, hanno onorato. Vince l'Ecuador, ma lode anche all'Honduras.